Nel momento dello scoppio della guerra, ovviamente i cittadini polacchi hanno aperto loro case, veramente questo movimento di umanità del nostro popolo avete potuto constatare dai media, dai giornali. Noi non avevamo neanche un campo profughi, finora non è stato aperto neanche un campo profughi, quindi siamo veramente... come dire, io personalmente sono proprio fiera di essere polacca in questo momento, però devo dire che giorno dopo dei primi bombardamenti ho ricevuto subito la telefonata di Roberto Falletti, che non aspettando che, come dire, un lavoro sistematico, organizzato, eccetera, ha corso subito sulla frontiera polacca per aiutare ucraini, ma anche noi polacchi, nella sistemazione e delle persone che si sono trovati in una situazione drammatica. Ma non solo lui, Regione Piemonte, devo dire Torino, Castellamonte per prima, perché avevamo questi rapporti, ma proprio Regione Piemonte, e qui voglio rivolgere un cordiale ringraziamento, era veramente in prima linea di aiuto e di sostegno ai noi polacchi. La tradizione nei mesi freddi si cuociono i fagioli. Per i paesi di natura, le tradizioni nego, garuta, cena di cnego, quello che usivamo, si provocavamo, e queste pignatte, che in dialetto si chiamano tofeie, venivano messe nella notte sopra le stufe di Castellamonte calde, e quindi il calore della stufa tutta la notte cuoceva i fagioli. Donna, she's scared, don't you know, she's conscious, you know, she's conscious.